Chi ha un bambino piccolo, ma anche una bambina piccola, conosce bene questi qui. Sono i binari per i trenini di legno, ma non solo, sono anche i binari per i trenini. Adesso guarda, questo è stile costruzioni, ma comunque sia ce n'è una galassia di prodotti di questo tipo, e la base sono questi trenini, questi binari di legno. Li fa l'IKEA, ma li fanno anche altri produttori e sono tutti uguali. Ora, sempre per condividere il bricolage con i propri figli, l'idea è quella di fare qualcosa che non si trova in commercio, tipo i binari lunghi che non bastano mai. Ovvio che comprarli costa molto meno, quindi uno li fa da solo, giusto così, punto, per il gusto di farli da sé. Ora, per fare questi qui, l'idea è quella di creare praticamente una dima e poi utilizzare per fare la scanalatura la punta di una fresa, ma non utilizzare una fresa, bensì utilizzare il signor trapano a colonna, in una maniera sicuramente impropria, però è più probabile che uno abbia un trapano del genere in casa, sia un laboratorio, e si può procedere così, creando appunto una dima con dei pezzi di legno recuperati. La dima praticamente sarà una sorta di guida, ecco qua, che andremo a fare il punto. L'idea era quella di utilizzare dei recuperi tipo queste guide per cassetti, si potrebbe utilizzare anche queste, però queste le vorrei conservare per qualcos'altro, visto che ho questi listelli di abete. La farò tagliando due pezzettini di abete e ci vediamo tra qualche minuto, dopo che li avrò tagliati e avrò fatto dei buchini per metterci le viti, se no questi si spaccano, finisce sempre così. Ci vediamo tra qualche secondo. Buchini fatti, prendiamo come riferimento questo, li mettiamo ai lati in maniera tale che questo possa scorrere all'interno. Cominciamo dall'estremo, così dopo aver appuntato le viti passiamo con un po' di colla, perché così questo diventerà più solido. Procedo, ci vediamo tra poco. pulire sempre l'eccesso di colla. Ok, adesso andiamo a mettere la seconda con quella, questa oramai è sicura, andiamo a mettere la seconda. Questo magazzino lo togliamo, bene, rimettiamo la punta. Senza stringere, dobbiamo vedere se passa, forza un po', quindi un po' troppo stretto. Lasciamo un po' di spazio, non niente di fare il buco nello stesso punto che abbiamo fatto prima, dobbiamo correggere il tiro. Andiamo a cercare il buco, appuntiamo leggermente questa, prendiamo una di queste, ecco qua, puliamo subito, Abbiamo un'altra ritarella, tutto rimediato ovviamente. Eccolo qua. Bene, allora come funziona la cosa adesso? Sono andato un po' avanti, un po' così a casaccio. Allora, questa è una guida, questa la fisseremo, adesso ce ne faremo anche altri due buchi per fissarla alla base lì al piano del trapano a colonna. La andremo a fissare in maniera tale che la punta che andremo a montare sul mandrino corrisponda con la scanalatura. Prenderemo poi, questo è un listello che mi sono fatto preparare da negozi dove compro il legname, che è praticamente alla stessa larghezza e lo stesso spessore circa, perché con le seghe a pannello non si può essere molto precisi, soprattutto non si può essere molto esigenti, e questo praticamente con la presa noi faremo di questo lavoro. Poi lo gireremo e lo faremo dall'altra parte, tutto qui praticamente, in maniera molto semplice. Questo è lievemente più largo di questo, ripeto, con le seghe a pannello non si può essere molto esigenti. Perché questi non saranno tutti uguali, ovviamente. Però noi tanto ci dobbiamo stare circa nelle misure, anche perché lo stesso questi non è che siano precisissimi, insomma. E questo è l'iter praticamente da seguire. Ora dobbiamo fare due buchi per fissarlo al piano di lavoro del trapano. Mi metto giù così perché sennò non si vede. Eccola là, la mia presa, e abbiamo una, eccola qui, questa la andremo a montare sul trapano a colonna e scaverà da questa piccola trincea. Il momento in cui andremo a posizionare questo sul trapano a colonna sarà un momento abbastanza delicato, perché dovremo essere piuttosto precisi. Voilà. Ecco qua i due buchetti, andiamo a vedere di metterci le solite cavicchie, dovrebbero essere sufficienti. Vediamo se ne ho un'altra, queste sono finite, sono un po' più lunghe. Con queste cavicchie poi ci saranno dei galletti che ho comprato per fissare questo al piano di lavoro del trapano. Adesso qui devo, ecco qua. Tra poco andremo a vedere al piano di lavoro come monteremo il tutto. Allora, è un'operazione un po' complicata, però si fa alla fin fine. Con le due cavicchie sono bloccate da sotto con i galletti. Abbiamo preso a riferimento la presa utilizzando il binario che già abbiamo, e praticamente adesso andremo ad accendere e vedere se funziona.